Esattamente, hanno giustificato la loro assenza i consiglieri Colella, Buono, Esposito, Quaglietta e Bismuto. Il ritardo tra gli assessori, l'assessore Chiodo. Allora un attimo, che sono stati già prenotati gli articoli 37. Allora hanno prenotato, avevano già prenotato i consiglieri Coccia e Matano, ora Giova. Allora prego, consigliera Coccia è prenotata per articolo 37, colleghi vi prego di prestare attenzione. Sì, giuristi. Consigliera, lei si rivolgerà ai banchi della giunta e a me, io ci sto, non posso dire altrettanto per gli altri banchi, quindi si regoli, casomai non mancherò io di ascoltarla. D'accordo Presidente, io volevo semplicemente porre all'attenzione di questo Consiglio una situazione che è accaduta nei giorni scorsi e che è su tutti i giornali e che è davvero una vergogna per il nostro sistema carcerario. Volevo mettere in evidenza questa situazione che è accaduta. Lo sappiamo perché ne hanno parlato non solo i giornali italiani, ma ne hanno parlato anche, giornali stranieri continuamente. Ossia quello che è accaduto nelle carceri di Santa Maria Capua Vetere. È accaduto qualcosa di molto grave. Ora, facendo l'avvocato, io so che la vita delle guardie carcerarie non è più felice, a onor del vero, di quella dei carcerati stessi, perché anche loro, costretti in un ambiente chiuso, in un ambiente spesso malsano, in un ambiente dove si creano delle situazioni per cui spesso da guardiani si diventa vittime. Ma quanto è accaduto e quanto abbiamo visto nei video che sono stati proiettati, e non tutti sono stati proiettati, assume davvero qualcosa che supera ogni vergogna e ogni motivo umano di considerare che quelle cose possono essere state causali, casuali, e non viceversa organizzati in maniera davvero, diciamo, con un cinismo, con una brutalità che ha un solo nome: tortura. Tortura. Noi sappiamo, Presidente, lo sappiamo perché io e lei abbiamo lottato insieme perché ci fosse in Italia, fosse introdotto in Italia il reato di tortura. L'abbiamo fatto quando abbiamo seguito l'incredibile storia di Cucchi o altre incredibili storie. L'abbiamo fatto quando, in occasione di altre rivolte, di quelli che vengono normalmente denominati i dannati della terra, si sono ribellati alle condizioni inumane di sovraffollamento, di mancanza di cura, di mancanza di igiene. Anche in quel caso abbiamo parlato di tortura. Ebbene, questo forse è il caso più grave che sia accaduto dai tempi in cui 77-78 venne poi chiuso il carcere giudiziario di Santa Maria Capua Vetere, di Aversa e Santa Maria Capua Vetere, proprio per le medesime ragioni, per le torture che
che venivano inflitti agli internati. Ora, signor Presidente, queste situazioni ci inducono a un pensiero. È possibile che l'animo umano abbia questi risvolti? Non posso chiamarli animaleschi, perché gli animali non hanno queste forme di cattiveria, non ce l'hanno gli animali. Ma come possiamo noi chiamarle queste forme di cinismo, queste organizzazioni che pensano che una persona già ristretta, giustamente o ingiustamente, in una cella, in un carcere, costretto a subire già una restrizione che talora va al di fuori e al di là del possibile umano, per il sovraffollamento, per l'igiene, per il cibo, com'è possibile che queste persone debbano anche subire atti di tortura? Ecco, io non so questo procedimento quando andrà avanti, non so quando la magistratura, che è stata già così coraggiosa, la magistratura di Santa Maria Capua Vetere, è stata già così coraggiosa di aprire un procedimento e di sospendere e di addirittura di restringere alcune di quelle guardie carcerarie, ebbene non so quando il procedimento si farà. Certo, probabilmente quando si svolgerà questo processo, quasi sicuramente noi non saremo più qui in questa formazione, almeno nel nostro comune. Però vorrei lasciare questo compito, come devo dire, a chi verrà dopo, che è importante far sentire la voce delle istituzioni ed eventualmente costituirsi parte lesa, costituirsi parte civile, come ente, contro questi casi di tortura che ci sono stati. Troverei un atto di alto civismo se questo potesse essere fatto. Grazie. Prego consigliera, grazie consigliera Coccia, prego consigliera Matano. Mi dovreste... Ok. Grazie signor Presidente, signor Sindaco, assessori, quei pochi che ci sono. Allora, vorrei parlare di due cose che mi stanno molto a cuore. La prima sono i Colli Aminei. In questi 3 anni e mezzo ne abbiamo parlato tantissimo dei Colli Aminei, perché c'è sempre qualcosa che non va. A marzo uscì un articolo dove si affermava che a breve, cioè ad aprile 2021 sto parlando, sarebbero partiti i lavori per il rifacimento del manto stradale dei Colli Aminei. Si diceva addirittura che i lavori sarebbero andati avanti a 50 metri alla volta, con senso unico alternato, privilegiando le auto che andavano in direzione degli ospedali. Ebbene, di questi lavori ovviamente neanche l'ombra. E invece finalmente abbiamo visto la grande partenza e inaugurazione del servizio dei filobus. In pompa magna, tutti quanti, quelli che di solito non si vedono in quest'aula, ma ci sono sempre alle inaugurazioni, di panchine, di targhe e di quant'altro, perché lì si va, ma in commissione no, perché è più importante andare alle inaugurazioni piuttosto che fare il lavoro di amministrare questa città per il quale si è stati eletti. E che succede? Che durante questa inaugurazione del filobus, dopo 3 fermate, il filobus si ferma, sono costretti a scendere tutti quelli che erano che erano saliti per il viaggio di inaugurazione, perché ci sono le macchine in doppia fila e quindi bisogna chiamare i vigili del fuoco, far spostare le auto. Niente di nuovo, un film già visto, lo avevamo già detto ampiamente in quest'aula. Il filobus ai Colli Aminei è una follia. È una strada non adatta al passaggio dei filobus. Gli abitanti del quartiere hanno visto rovinato quel poco che era rimasto dei marciapiedi per installare i pali, mai ripristinato il marciapiede. Se andate lì a vedere,
quei pali fanno in modo che chi porta una carrozzina con un bambino o un disabile non può camminare per alcuni tratti sul marciapiede, è costretto a scendere per strada, la strada dissestata, perché a mia memoria i lavori ai Colli Aminei si sono fatti quando venne Papa Wojtyla. L'ultima volta è stato allora che si sono fatti i lavori ai Colli Aminei. Ma i Colli Aminei, dovete sapere ancora un'altra cosa, che il filobus tanto decantato per il risparmio energetico, ma lo sapete che quando arriva sul ponte della sanità l'autista deve scendere, staccare il collegamento con i fili, perché sul ponte della sanità, come avevamo più volte evidenziato in sede di commissione o anche in consiglio comunale, non ci possono essere i pali e quindi deve andare a diesel? Qualcuno lo sapeva? Beh, adesso lo sapete. È nato un aborto, come un aborto quel filobus, e continua a essere un aborto. Tutti quei soldi spesi potevano benissimo essere utilizzati per acquistare degli autobus a idrogeno o elettrici, senza dover distruggere quel poco che restava dei marciapiedi e dell'asse viario dei Colli Aminei. Meno spesa, meno inquinamento, meno promesse vane e inutili e meno inaugurazioni. Andiamo avanti, sempre con gli Aminei. Non so se vi ricordate, ma a giugno, circa due anni fa, giugno, il 5 giugno per esattezza, nel Consiglio Comunale del 5 giugno 2019, feci un intervento per lo sterminio dei pini dei Colli Aminei. Ebbene, facemmo un accesso agli atti, chiedemmo che cosa sarebbe successo. Nella delibera 120 del 2019 c'era scritto che entro sei mesi gli alberi sarebbero stati ripristinati. Ebbene, questi sei mesi sono diventati eterni, sono due anni, e gli alberi non sono stati ripristinati. Quello che era conosciuto per essere un viale alberato, una strada dove gli anziani, che abitano tantissimo quel luogo, perché sono andati lì giovani sposi, adesso sono tutti ultraottantenni, la maggioranza di loro, gli anziani che potevano godere della frescura dei pini d'estate, adesso sono costretti a uscire o alle 8 di mattina o alle 7 di sera, perché quella è una strada estremamente assolata, dove non c'è refrigerio, se non sotto i balconi delle case, sotto il cemento. Voi lo sapete bene che gli alberi aiutano ad abbassare la temperatura nelle città, e noi invece li tagliamo e non li ripristiniamo, anzi lasciamo i ceppi di quegli alberi all'interno delle aiuole a marcire e non facciamo niente. Come dire, invece di parole, promesse. Passiamo ad altro. Anche qui abbiamo fatto una segnalazione urgente per l'accessibilità del bene comune spiaggia Lido Comunale a Bagnoli. Come tutti ben sapete, è un diritto sancito dalla Costituzione l'accesso alle spiagge libere. E noi che abbiamo Napoli, che è una città di mare, ma chi se lo ricorda che è una città di mare, perché spiagge libere nella nostra città ce ne sono molto molto poche, mantenute male, senza servizi decenti e degni di questo nome, oppure bagnate da un mare altamente inquinato perché per anni e anni non si è mai pensato di bonificare quelle cose, nonostante fossero a disposizione dei comuni fondi europei e italiani per poterlo fare. Che cosa succede? Abbiamo chiesto, vi leggo la nostra segnalazione, ai consiglieri comunali Matteo Brambilla e Marta Matano e municipali Stefano Capizzi e Salvatore Morre, riferimenti all'oggetto rappresentano che con la stagione estiva sono sempre più numerose le segnalazioni e le richieste dei cittadini in merito alla possibilità di usufruire di tutte le spiagge del mare presenti lungo i tratti di litorale scogliere della città. Il Lido Comunale è l'unico tratto di spiaggia pubblica a Bagnoli, nella decima municipalità. Nelle vicinanze di questa spiaggia pubblica sono spariti gli spiazzi pubblici inghiottiti da concessioni rilasciate con ricavi minimi da parte del Comune, un Comune in predisesto che concede le proprie spiagge, pochissime spiagge private, con introiti minimi. Questa dovremmo capire perché succede questo. Da un articolo del Mattino del 27 giugno abbiamo appreso che questo Lido Comunale è stato vandalizzato a inizio del maggio 2021 e sono state distrutte le pedane. Chissà chi lo ha fatto, mi viene da pensare, ma non lo dico neanche perché non voglio pensare male a chi ha altri interessi affinché le persone non vadano nelle spiagge pubbliche ma nelle spiagge private. Ha dichiarato l'assessore Menna che stiamo cercando i fondi ma non è semplice visto che il bilancio resta da approvare. Allora chiariamo una cosa:
il bilancio da approvare può essere approvato anche oggi, perché c'è una scadenza massima, ma il bilancio può essere approvato volendo. Il problema è la volontà e la capacità di questa amministrazione di approvare o meno il bilancio, perché l'abbiamo visto anche oggi, no? Siete partiti con 14, con il numero legale dato dalle opposizioni, alcuni delle opposizioni, altrimenti non avevate neanche i 14 per poter aprire il Consiglio Comunale di oggi, convocato in seconda battuta, ma anche qua ci sarebbe da parlare su questo. Allora, abbiamo avuto risposta a questa nostra segnalazione, dove ci dicono che praticamente non c'è modo, ci sono criticità legate alla carenza di personale, ma va? Sia per quanto riguarda la gestione del Lido che per il pontile di Bagnoli. E lo stesso dicasi per la conduzione dei nuovi servizi igienici presso la spiaggia di Bocca Aperti, per la pulizia degli arenili cittadini, per la pulizia da Pietralta a Bagnoli, nonché per il monitoraggio della costa mediante mezzi nautici in dotazione. Vi ricordate la flotta del sindaco? Sparita, svaporata. Potevamo usare quella. Per la quale si è anche attivato un interpello e se ne attesa di un riscontro. Pertanto la cospicua mancanza di risorse umane per un servizio operativo costituisce uno degli aspetti più critici e ostici da affrontare e quindi purtroppo, senza nessun innesto di personale, tenendo conto anche delle ferie e dei recuperi da usufruire, difficilmente si riuscirà a garantire la completa erogazione di tutti i servizi, cioè cittadini poco abbienti. Fregatevi, perché il Comune non è in grado di garantirvi un diritto sancito dalla Costituzione, perché il Comune non è stato in grado di progettare, di programmare, perché il Comune non è stato in grado di utilizzare i percettori di reddito di cittadinanza che potevano essere utilizzati a tale scopo, perché il Comune, piuttosto che programmare, preferisce andare a fare le inaugurazioni. Belle quelle scene, gli assessori alla guida dei filobus, indimenticabile, mi ricordano vecchie e lontanissime dal punto di vista politico immagini di altri alla guida dei trattori a torso nudo. Per favore, per fortuna questa c'è stata risparmiata. Altro problema delle spiagge è la spiaggia libera delle Monache. Anche qui è una spiaggia di posillipo per raggiungere la quale bisogna attraversare un lido privato, perché la furbizia del Comune è assegnare un lido privato prima di una spiaggia pubblica. Bisognava fare l'inverso, perché sto lido privato, nonostante ci siano delle convenzioni col Comune, continua a creare problemi ai cittadini napoletani che devono poter accedere a una spiaggia libera. E che cosa ha pensato il Comune? Di creare un'app per far prenotare le persone, un'app. Ma evidentemente chi ha queste idee brillanti non si rende conto che la metà della popolazione cittadina è un analfabeta digitale, non sanno usare il computer, non sanno usare le app, non sanno usare i cellulari. E noi, invece di pensare magari oltre all'app a un'altra alternativa, un numero verde, uno sportello, pensiamo all'app perché fa tanto figo. È bello, no? Adesso tutti quanti fanno le app. Quindi invito, per questi ultimi scampi di amministrazione, a concentrarsi sulle cose vere, sulle cose serie, sui bisogni dei cittadini e non sulla propria campagna elettorale. Grazie. Grazie. Prego, consigliera Giova. C'era un ordine dei lavori, chiedo scusa. C'era un ordine dei lavori, lei aveva concordato, prego, se la consigliera Giova è d'accordo, tenga Lanzotti l'ordine dei lavori, altrimenti Giova. Grazie Presidente, grazie alla collega Giova che mi ha consentito brevissimamente di intervenire sull'ordine dei lavori. Io stamattina rassegnerò nelle mani della dirigente le dimissioni da capogruppo di Forza Italia,
La decisione è una decisione politica, non certo in contrasto con i miei colleghi del gruppo, con il mio caro amico e collega Salvatore Guangi, e nemmeno con il subentrato Coppola, che non vedo. Anzi, la decisione è maturata in seguito a una valutazione di carattere politico. Io 3 mesi fa circa mi sono dimesso dalla carica di coordinatore cittadino del partito che ho avuto l'onore di rappresentare per quasi 18 anni in consiglio comunale, e per contrasti politici con la dirigenza nazionale e cittadina locale, diciamo, del partito. È diventato una conventicola e io ho deciso con grandissima tristezza di rinunciare al ruolo che ricoprivo e che mi avrebbe certamente proiettato in un'altra dimensione, perché credo e ritengo che l'energia che muove a tutti quanti noi che facciamo politica e chiamiamo la politica sia alimentata dall'entusiasmo e da quello che crediamo profondamente, quello in cui crediamo profondamente. E io non credevo e non credo assolutamente nelle componenti, nel parlare male degli altri. Io credo, finché sarò consigliere comunale ancora per poco, al bene della mia città. Ho cercato di fare sempre questo, di aiutare, di collaborare, di costruire con le idee, sbagliando probabilmente, qualche volta, qualche altra volta facendo bene, e non ho condiviso questo. Ecco perché mi sono dimesso dalla carica di coordinatore cittadino ed ecco perché oggi rassegnerò di qui a poco le dimissioni dalla carica di capogruppo. Ripeto, ci tengo a precisare, anche a beneficio della stampa e degli altri, che non è un contrasto con i colleghi, anzi colgo l'occasione per ringraziarli, perché fino a ieri mi hanno chiesto e rinnovato di rimanere e mi hanno rinnovato la loro fiducia. Tuttavia non ci sono le condizioni, potrebbe, dal momento che ho fondato un'associazione che si chiama Azzurri per Napoli, che si presenterà alle prossime elezioni con una lista indipendente, credo che non ci siano le condizioni, non sarebbe facile spiegarlo ai cittadini, alle cittadine napoletane, alla stampa, ai media, e quindi con dispiacere rassegno le dimissioni e mi riservo anche nelle prossime giornate, nelle prossime settimane, a stretto giro, anche di lasciare il gruppo e iscrivermi ad altro gruppo. Questo non lo faccio oggi perché ritengo che anche la liturgia della politica meriti i propri tempi, e quindi oggi mi limito a dire questo e davvero ringraziare tutti per questi lunghi anni di grande esperienza e di grande impegno e talvolta anche riscontro. Grazie Presidente, grazie a tutti quanti. Credo faccia seguito una dichiarazione, nel senso che lei si è dimesso da capogruppo, non dal gruppo, e quindi rimane iscritto al medesimo gruppo, ma non nella qualità di capogruppo. Allora, adesso abbiamo Giova per articolo 37. Prego, consigliera Giova. Sa, Presidente, vorrei intervenire sull'ordine dei lavori, se posso. Non ho capito. Vorrei intervenire sull'ordine dei lavori, se posso. Prego, mi rimetto alla coerenza delle argomentazioni, che siano sull'ordine dei lavori, ma visto che già aveva la parola, faccia lei. Allora, io ritengo proprio di sì, poi valuterà lei se sono coerente con i lavori in corso oppure no. Noi riteniamo che questa seduta di Consiglio Comunale non sia stata aperta in maniera valida per 2 ordini di ragioni. Un primo motivo è quello che è stato ampiamente argomentato dal consigliere Brambilla nella scorsa seduta di Consiglio Comunale. Noi abbiamo uno statuto e fino a prova contraria quello statuto deve essere rispettato. E se qualcuno non l'avesse letto, non lo avesse letto attentamente, l'articolo 33 che si occupa dell'apertura e della validità dell'adunanza ci dice che qualora il numero legale non venga raggiunto entro un'ora dalla data fissata nell'avviso, la seduta è dichiarata deserta.
e viene pertanto rinviata in seconda convocazione. La data della nuova seduta è indicata dai rappresentanti dei gruppi non oltre il 15° giorno dalla data della prima convocazione. Ora io vorrei chiedere a lei come mai invece noi agiamo in deroga delle disposizioni dello statuto, del regolamento, chiedo scusa, e non si richiamino pareri di questo o quel segretario generale, perché nella gerarchia delle fonti i pareri, per loro stessa natura, sono pareri e certamente non possono derogare alle norme del regolamento approvato dall'adunanza consiliare. Invece noi siamo qua in seconda convocazione, stabilita prima ancora di verificare se la precedente seduta sarebbe stata validamente aperta. L'abbiamo fatta a prescindere, perché siccome abbiamo il problema, non riusciamo ad aprire le sedute di Consiglio Comunale perché questa amministrazione non ha più una maggioranza che garantisce l'apertura delle sedute del Consiglio Comunale, ricordiamo a queste facilitazioni. La data della seconda convocazione ce la mettiamo noi a prescindere. Queste cose possono essere oggetto di impugnativa e tutti gli atti che discendono eventualmente da sedute convocate in questo modo porterebbero, come dire, il marchio della nullità o quantomeno dell'invalidità per essere state prese nell'ambito di una seduta non valida. Voi direte: questo non basta, l'abbiamo superato, tant'è che siamo qua. Certamente noi il numero non ve l'abbiamo dato, e se siamo entrati in aula è soltanto per far verificare, per far sapere alla città che ancora una volta fate le cose in maniera difforme da quello che voi stessi indicate addirittura nella convocazione del Consiglio Comunale. La seduta, ha detto lei, si è aperta validamente con la presenza di 14 persone. Nei 14 è stato computato anche il sindaco e tanto è stato confermato anche dagli uffici al consigliere Brambilla, che ne ha fatto espressa richiesta. Leggo testualmente nella relata di convocazione del Consiglio Comunale che la seduta è convocata in seconda convocazione e sarà validamente aperta con la presenza di almeno un terzo dei consiglieri, senza computare a tal fine il sindaco. Quindi nei 14 consiglieri, Presidente, il sindaco non deve essere computato. E quindi questa seduta non è valida, e lei, che è garanzia di quest'Aula, della legalità e della trasparenza dei lavori di quest'Aula, deve dichiararla nulla, e noi dobbiamo lasciare quest'Aula. Grazie. Colleghi, però scusate, sulla tema della validità abbiamo discusso l'altra volta e è intervenuto anche il segretario generale. Sul numero di 14, comprensivo o meno del sindaco, abbiamo detto 14 e si aggiunge Solombrino che era arrivato, e sono 15. Colleghi, reati penali lasciamo aperti, in ogni caso, colleghi, però scusate, a sollevare la questione è un numero così ampio di consiglieri tale da non far validare la seduta. Thank you.
Colleghi, però scusate. Colleghi, scusate. Io interpreto, però non sono io a interpretare, gli uffici mi diranno. Solombrino è entrato prima che fosse chiamato l'ultimo. Ma io non dichiaro il falso di niente, bambilla, ma tre pensieri e questo il quarto, abbia pazienza. Allora, c'era il vicepresidente Guancia alla presidenza, vediamo, prego, vicepresidente. Presidente, grazie. Volevo un attimo riportare l'ordine per come sono andate le cose questa mattina. Nel momento in cui è entrata la consigliera Ulleto, eravamo a 13 consiglieri. Con la consigliera Ulleto siamo giunti a 14 consiglieri presenti in aula, con il sindaco presente. Quindi poi il consigliere Solombrino è subentrato dopo. E se andiamo ad ascoltare un attimino la registrazione, possiamo renderci conto se è così o meno. Però siamo a 14 con la consigliera Ulleto e con il sindaco. Questi sono i dati precisi di questo consiglio di questa mattinata. Allora, colleghi, scusate, voi avete introdotto un fatto nuovo, non che siano meno 14, che è la discussione dell'altro giorno, ma che sia o meno computato il sindaco. Questo è un fatto nuovo. Allora dateci cortesemente, alla luce, non... Ma mi fate parlare... Non che debba essere computato il sindaco, voi osservate in questo momento che 14 sia comprensivo del... consigliere, lei non c'era l'altra volta, un attimo, quindi il dubbio è se Solombrino era presente prima o dopo. Abbiamo ascoltato quello che ha detto il vicepresidente Guanci, verifichiamo con la presidenza e la segreteria generale un minuto ed avrà anche una cordiale risposta. Lo dico non perché non sappia leggere, non perché non sappia che occorre contare e escludere il sindaco, ma questa circostanza era sfuggita e lei adesso ce l'ha fatta notare. Un momento, facciamo una consultazione, l'ufficio di presidenza e la segreteria generale. Il vicepresidente Guanci di opposizione. Ma un momento, non c'è la gente da fare una ricognizione, si calmi un attimo. E c'è il vicepresidente, siamo nello stato di diritto, il vicepresidente di opposizione sta verificando, stiamo calmi. Brambilla, io non ho bisogno dei richiami o delle improperie per esercitare la garanzia. Lei deve stare tranquillo, lei pensava che avessi il potere di espellere, non ce l'ho. Ho la facoltà democratica di chiederle un attimo di silenzio. Allora, colleghi, da una ricognizione degli uffici, credo anche della segreteria generale, dopo che il vicepresidente Guanci teneva la seduta e l'appello, gli stessi mi dicono che Solombrino sia subentrato un attimo dopo. Pertanto, nel momento della chiama erano 14 comprensivi del sindaco. Pertanto, sulla base del rilievo che è stato effettuato, prendo atto che il numero non fosse sufficiente alla tenuta della seduta. Vi ringrazio e scusate se sono prepotente e non garante. La seduta è sciolta, grazie.